Io mi chiamo Giampaolo Lanetti, ma in questo momento è come se fossi Nunzio Marciano. Perché mi arrivo e il suo ruolo appena entrerà in sala glielo cederò immediatamente. Quindi non cominciamo con quel inizio legato al curriculum del candidato, perché il curriculum ce l'annunzia. Ma salvo farlo raccontare al candidato stesso il proprio curriculum. Ci conviene di mandarlo in un secondo momento. Una brevissima introduzione. Alcuni di voi fanno parte di Napoli per Napoli, alcuni non ci conoscono. Che cos'è Napoli per Napoli? Da che cosa si muove? Da che cosa prende le mosse? Qual è l'idea che la ispira? Napoli per Napoli ritiene che la democrazia sia un affare faticoso, in cui i cittadini si devono impegnare. La democrazia non può essere solamente, anche se è il momento più e più importante, la fase elettorale. Noi cittadini napoletani siamo certamente carenti di democrazia, o perlomeno di attenzione alle regole di una buona democrazia. Abbiamo votato spesso in maniera discutibile, altre volte in maniera intelligente, però abbiamo certamente lasciato totalmente mano libera agli eletti, senza effettuare nulla di quell'altro elemento della democrazia estremamente importante, come è noto in tutti i paesi anglosassoni, che è il controllo dopo le elezioni. La verifica delle promesse, l'attenzione alle scelte, la verifica e il controllo che se le scelte siano fatte nell'interesse dei cittadini e non dei partiti. Se non c'è questo controllo, i migliori candidati dopo poco smettono di fare politica, cioè attenzione alla polis, e fanno gestione partitica della cosa pubblica, cioè attenzione alla parte. Ecco, Napoli per Napoli nasce da questa convinzione, la convinzione che in questa elezione, che è una strana elezione, perché non c'è quasi mai stata a mia memoria tanta confusione sotto il cielo come ci sta adesso. Le organizzazioni dei partiti sono state in confusione mentale assoluta, c'è chi passa da una parte all'altra. Enunzia. Ciao! Allora invertiamo, poi dopo che io continuo quando facciamo l'idea. Non c'è mai stata tanta confusione sotto il cielo. Candidati e strutture di partito che passano da una parte all'altra, primarie che finiscono in una rissa indecorosa, candidati più o meno catapultati dall'alto. Quindi sono elezioni straordinariamente strane, elezioni in cui tra l'altro anche una piccola formazione come quella rappresentata qui dal dottor Fico può essere determinante, può incidere, e quindi è un'elezione in cui la partecipazione civile dei cittadini è particolarmente importante. Quando il voto era controllato, organizzato, gestito, tenuto sotto un controllo ferreo, la parte avvertita della popolazione che vota con la sua testa sostanzialmente aveva pochissima possibilità di incidere. In queste elezioni invece può essere determinante. Ma a parte questo momento elettorale, Napoli per Napoli considera queste elezioni un punto di partenza, non un punto di arrivo. Perché un punto di partenza? Perché sta intervistando tutti i candidati. Il dottor Fico qui oggi è il quarto candidato, abbiamo avuto Morcone, Pasquino, Lettieri, poi alle mie spalle, poi vedete i prossimi appuntamenti. A tutti loro noi chiediamo di dire cose dure, ma cose su cui si possono impegnare. Non liberi dei sogni, non speranze vane per catturare un voto in più, ma le cose concrete e reali su cui sono disposti a impegnare la loro faccia, nella coscienza e nella convinzione che Napoli per Napoli
se i cittadini napoletani ci daranno aiuto e partecipazione, più saremo, più conteremo. Gli andrà a chiedere dopo conto e ragione di quello che sono state le sue promesse. Perché questa è la filosofia entro cui ci stiamo muovendo. È la logica con cui abbiamo iniziato 4 mesi fa un lavoro che si sta per fortuna consolidando, nella speranza che Napoli possa avere un futuro migliore del disastro che siamo costretti a vivere tutti i giorni. Grazie. Grazie a tutti, mi scuso per il ritardo. Allora, io inizio a introdurre il nostro candidato a sindaco, Roberto Fico, 37 anni, è laureato in scienze della comunicazione e ha avuto molte esperienze all'estero di lavoro e di studio. E nella sua carriera politica, soprattutto nel 2005, fonda Meetup Napoli, di cui è tuttora presidente, che è un forum online, così si caratterizza un po' il Movimento 5 Stelle per questo suo essere continuamente online, quindi utilizzare la rete in maniera molto forte, e dove gli iscritti possono sviluppare temi di confronto su politiche sociali. Nel 2007 l'associazione Senza Confini premia Roberto Fico e il Meetup Napoli per la costruzione di una cultura della partecipazione e nel 2009 a Milano Roberto Fico si impegna insieme a Beppe Grillo a fondare proprio il Movimento 5 Stelle, che è nato sul web, come vi dicevo. Nel 2010 contribuisce alla nascita del Movimento 5 Stelle Campania, partecipando anche alle elezioni regionali, e nel gennaio di quest'anno viene eletto invece come candidato a sindaco, in portavoce sindaco di Napoli. Il Movimento 5 Stelle appunto lo ha eletto attraverso il web. Adesso diamo la parola proprio al nostro candidato a sindaco, che in 10 minuti ci esporrà brevemente il suo programma. Grazie per la presentazione e grazie a tutti per essere qui. E sono molto contento di Napoli per Napoli che organizza questo tipo e questo genere di cose, perché i confronti pubblici sono fondamentali per portare i progetti, i candidati sindaco, i consiglieri delle liste, ma in generale i progetti devono ritornare, devono essere ancorate alla realtà e devono essere cittadini che partecipano, li giudicano, e dobbiamo ricontrollare la politica e dobbiamo ricostruire quei laboratori civici che sono le nostre vere agorà, tramite cui poi possiamo iniziare a fare un percorso, quello di cui parla lei. Sono indeciso di come fare, perché possiamo partire subito da punti del programma e iniziare a svilupparli, e magari un accenno solamente un poco alla storia, al modo che ci ha portato a questo. Partiamo prima dai punti del programma, così non evadiamo. Sì, precisi. Allora, partiamo dal progetto dei rifiuti, perché è una delle cose che più è visibile ed è più sotto gli occhi di tutti e che dura da 15 anni. Noi sono ormai 5-6 anni che portiamo costantemente progetti per risolvere la situazione dei rifiuti alle istituzioni, al Consiglio Comunale, al Consiglio Regionale, agli assessori, abbiamo avuto appuntamenti nelle commissioni, abbiamo fatto di tutto, abbiamo progettato un piano di rifiuti totalmente alternativo che negli anni si è migliorato e si è costruito in maniera sempre più consapevole, e i cittadini, tanti cittadini, oggi sono a conoscenza di questo nuovo piano. Le istituzioni, fino a questa mattina anche, rifiutano un piano che è totalmente diverso. Lo rifiutano, appunto, non lo rifiuto. Noi proponiamo la riduzione a monte dei rifiuti tramite delle leggi ad hoc, per esempio il divieto di usa e getta, il divieto del secondo e terzo imballaggio. Poi proponiamo la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio napoletano. Un po' di anni fa, quando si stava per commissariare il comune di Napoli, perché non c'era la raccolta differenziata e doveva arrivare a una certa percentuale, noi, inchiodando la commissione che doveva elaborare il progetto, dicemmo che almeno dovevano fare un progetto pilota su 100.000 persone e non su 60.000. Questo punto fu inserito e così partì il progetto pilota su Bagnoli, Colle Aminei e Vomero Alto. In 6 mesi
sono stati raccolti, sono stato raggiunto il 70-80% di raccolta differenziata. Io abitavo a Bannoli, lo facevano tutti nel mio palazzo, al di là del centro sociale, e questo lo dico perché non si dica che poi non si può fare, e lo facevano i commercianti. Quindi la raccolta differenziata porta a porta è possibile. Che cosa succede dopo? Tu a casa separi il secco dall'umido. L'umido è quello pericoloso che crea il percolato nelle discariche e che corrisponde al 30-35% dei rifiuti. Noi in 15 anni di emergenza e commissariati non abbiamo costruito un solo impianto di compostaggio in tutta quanta la regione. Nell'impianto di compostaggio si deve portare l'umido. Fatto l'impianto di compostaggio, il 35% diventa compost fertilizzante per la nostra agricoltura. Il resto, 50%, telefonino, 50%, plastica, carta, alluminio, ferro, va nella filiera corta dei materiali. Oggi abbiamo dei paradossi, l'Everplast che deve importare plastica da fuori. Invece noi la raccogliamo nel modo giusto e gliela possiamo portare, oppure ai consorzi. Questo 50% che va nella filiera corta dei materiali più il 30% forma circa un 80% e abbiamo già levato un 80% dei rifiuti. 20% che rimane si può trattare tramite impianti di trattamento meccanico manuale. Costano 10 volte in meno di un inceneritore e riciclano fino al 99% dei rifiuti. Di questo 20% rimanente e degli scarti della raccolta differenziata. Quello che ancora rimane da oltre questo ulteriore processo, tramite una macchina aggiunta al trattamento meccanico manuale, si crea un processo di estrusione che forma una sabbia sintetica totalmente riciclabile a sua volta, tramite il quale possiamo costruire panchine, possiamo costruire fermate degli autobus totalmente riciclabili al 100% e quindi fare arredo urbano. In questo modo abbiamo un reddito maggiore tutti quanti, una salute tutelata la salute, ci guadagnano tutti e abbiamo una gestione ordinata dei rifiuti che, come parola rifiuto, non esiste più, perché concettualmente è un materiale. E quando noi scartiamo una cosa non è un rifiuto, è materia prima secondaria, è la nostra ricchezza. Dove si sta facendo questo? Si sta facendo a San Francisco, gestione rifiuti zero, 1,5 milioni di abitanti, 1,3 milioni di abitanti stile Napoli, o in tantissime province di Napoli. Abbiamo delle province d'Italia. Abbiamo presentato il piano dei rifiuti con business plan, con Carla Poli, imprenditore massima nel riciclaggio in Italia, con l'impianto stile Ville Lago, e ce li hanno sempre rimandati al mittente. Oltretutto noi abbiamo 7 impianti di CDR che con un piccolo revamping possono diventare subito, con pochi milioni di euro, impianti di trattamento meccanico manuale. Il piano è fatto, abbiamo tutto, dobbiamo solo andarcelo a pagare. Secondo punto, acqua. 6 anni fa abbiamo fatto la battaglia dell'acqua e abbiamo fatto ritirare la delibera che dava il via alla privatizzazione dell'acqua, insieme a comitati, associazioni, cittadini, tutti quelli che si occupavano di questa questione. Dicevamo già all'epoca che era impossibile l'idea di poter lucrare su un bene che è la vita. E quindi dicevamo fuori dalla gestione dell'SPA, sia pubbliche che private, ma istituto di diritto pubblico che in nome e per cittadini senza profitto gestisse l'acqua. Che cosa è successo? Che il governo va avanti con la privatizzazione, i governi, centrodestra e centrosinistra, il PD a Napoli è stato uno dei maggiori privatizzatori dell'acqua. E ora tutte le capitali europee che avevano la privatizzazione, quando diciamo dobbiamo guardare alle capitali europee, guardiamo Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Berlino, tornano alla ripubblicizzazione. I cittadini guadagnano, l'acqua è più sicura e in un anno Parigi ha risparmiato 30 milioni di euro, tasche dei cittadini. E quindi noi così, quando vinceremo il referendum con i due sì, per l'acqua pubblica gestiremo l'acqua in questo modo qua e ci sarà un istituto di diritto pubblico a gestire con bilancio trasparente il rete partecipato. Quanto stiamo? Ancora 2 minuti. Una cosa di cui nessuno parla, per esempio, è di mobilità, ma la voglio prendere da un altro punto di vista. Tangenziale di Napoli. Tangenziale di Napoli, concessione a Tangenziale SPA, che è di Benetton. Il pedaggio che noi paghiamo, unica tangenziale d'Italia, va a Benetton. La tangenziale era stato fatto questo contratto di concessione perché? Perché la stavano costruendo. Quando è stata costruita dovevano rientrare
dei costi tramite il pedaggio. I costi i cittadini di Napoli hanno abbondantemente ripagati e adesso Benetton fa profitto sulla tangenziale di Napoli, quando noi e nostri abbiamo già pagato tutto. Non dico di levare il pedaggio immediatamente, ma dico che questo pedaggio potrebbe andare nelle casse comunali e potremmo fare altro. Ho parlato di contratti di gestione, perché i contratti di gestione del Comune di Napoli da grandi imprenditori vanno tutti quanti in liste, come insieme alle società partecipate. Quanto manca? Finito. Okay. Una prima parte. Grazie per la sintesi. Grazie, che è rientrato perfettamente 10 minuti. Allora, adesso dobbiamo parlare ovviamente di programmi, iniziano ora le domande e i quesiti di Napoli per Napoli. Il primo riguarda la squadra che affianca il candidato sindaco e quindi i criteri che ispireranno sia la scelta degli assessori comunali e anche, come dire, una prima tranche di nomi di 4-5 assessori che potrebbero affiancare il candidato a sindaco se dovesse salire a piazza, lì a Palazzo San Giacomo. Ne parla Renato Cipollaro. Buonasera a tutti. Lei mi ha già tolto le parole, perché la mia domanda, la mia curiosità, la nostra curiosità sull'argomento riguarda, al di là delle motivazioni, dell'entusiasmo, delle giuste motivazioni, delle considerazioni che avrà certamente posto alla base della sua candidatura, vorremmo sapere quali criteri ispireranno le scelte della squadra che nella sua idea dovrà comporre poi il prossimo comune, qualora lei fosse eletto? E in particolare, specificamente, diciamo, praticamente in che modo ritiene di poter sviluppare il suo programma, tenendo presente che ci sono le logiche partitiche con le quali lei dovrà sicuramente fare i conti? Questo vorremmo sapere, e che naturalmente non potrà fare a meno di considerare specificamente, perché non è, io glielo auguro, ma non è immaginabile che lei possa avere la totalità dei voti. Certo. Grazie. La scelta della cosiddetta squadra di assessori, ogni volta e ogni tanto su un giornale o un candidato sindaco in televisione dice un nome, come se fosse uno scoop: noi sceglieremo questa persona. Non interessa in sé la persona, io non ho già una squadra di giunta di governo, ma noi abbiamo un progetto. Un progetto è il fondamento della scelta degli assessori, perché noi non ci dimentichiamo che c'è una lista, che è il Movimento 5 Stelle in questo caso, dove ci sono 40 persone e sono 40 candidati al Consiglio Comunale, che sono 40 persone scelte in assemblee pubbliche, in diretta streaming, competenti, per bene, determinati, onesti, forti, ed è, io lo posso dire senza nessun proprio timore di smentita, che oggi è la migliore lista che c'è a Napoli. E quando diciamo 40 persone, non sono 40 persone, perché è un progetto che travalica in sé le persone, è un progetto che prevede tutta una serie di cose, per esempio la scelta delle libere collettive dal basso, il tracciamento della pubblica amministrazione tramite internet, la diretta delle commissioni, delle sedute del Consiglio Comunale, le domande agli assessori in caso in cui noi saremmo in Consiglio Comunale. È chiaro che noi non potremo diventare, e questo, non siamo pazzi, diventare da soli a governare una città, però sicuramente in questo momento noi siamo totalmente al di fuori dei partiti e lo saremo sempre se rimarranno così partiti, strutture vecchie che drenano denaro pubblico per gestire i loro interessi. Oggi questi sono i partiti e bisogna guardare in faccia la realtà. Quindi automaticamente noi non
non abbiamo nessun compromesso da fare. Noi quando saremo nel Consiglio Comunale lavoreremo sui progetti e chiunque lavorerà nell'interesse collettivo ci avrà vicino per realizzare i progetti che noi abbiamo detto per la città. La squadra degli assessori, facciamo l'ipotesi che noi diventiamo sindaci, sarà la squadra scelta da tutte quante le persone del movimento. Ci sono all'interno dei candidati del Consiglio Comunale persone fantastiche, competenti, architetti ambientali, ingegneri. Se io adesso le dico un nome, chiaramente a nessuno dirà niente, ma però posso dire Paola Nunes, architetto ambientale, posso dire Marco Savarese alla trasparenza della pubblica amministrazione, potrei dire dei nomi che sono una vera e propria rivoluzione, solamente che non è uno scoop, perché questi sono i cittadini che come volontariato, servizio civico, senza fondi, senza soldi, senza stipendi, hanno deciso di impegnare la propria una parte della propria vita e del proprio tempo libero per riprenderci quello che ci è stato sottratto e il motivo per cui siamo qui. Il tema della prossima domanda è stato anche questo un po' anticipato dalla tua risposta: procedura di trasparenza e partecipazione. Antonio Pesta. Allora siamo un po' concorrenti perché praticamente questa partecipazione civica che c'è nella vostra lista è un po' quella che anima sostanzialmente il nostro movimento, no? Cioè noi, come diceva Giampaolo Leonetti, abbiamo come obiettivo quello di continuare la nostra opera sicuramente ben al di là delle elezioni, tant'è vero che ci stiamo organizzando con le commissioni a tema specifico per fare questa sorveglianza civica sugli atti della futura giunta, qualunque essa sia, e di aggregare soprattutto persone di esperienza sui vari temi affinché possiamo svolgere questa attività nel migliore dei modi, in maniera propositiva e in maniera, voglio dire, con estrema competenza ma anche con estrema determinazione, senza troppe reverenze nei confronti di quella che sarà la giunta. Ovviamente uno dei problemi che noi abbiamo è che poter svolgere questo compito di sorveglianza civica abbiamo la necessità di avere cognizione di quello che saranno gli atti della futura amministrazione, di conoscere a fondo quelle che saranno le decisioni. In parte lei le ha accennati, cioè questa volontà di rendere trasparente l'amministrazione. Ci interessa questa cosa, se l'approfondiamo, visto che lei in qualità di candidato sindaco sicuramente ha un progetto per rendere trasparente l'amministrazione, quali saranno questi sistemi attraverso i quali possiamo noi, come Napoli per Napoli, conoscere e quindi sorvegliare quelli che saranno gli atti della futura giunta. Ci sono su questa cosa qui due tipi di canali che bisogna trattare, sono entrambi importanti: la trasparenza e l'incisività vera poi del cittadino sugli atti. Perché se noi ci limitiamo poi che gli atti sono trasparenti, però non ci piacciono, sono scellerati e non possiamo incidere, ci manca un pezzo. Quindi dobbiamo unire queste due cose. Primo, trasparenza. Quando parliamo di trasparenza non andiamo subito già in campagna elettorale, ma passiamo al percorso che noi abbiamo fatto un po' di tempo fa e abbiamo presentato 1200 firme che giacciono adesso nel gabinetto del sindaco, perché sono state lì protocollate, e chiedevamo referendum comunale abrogativo, incisione del cittadino. Sarebbe un successo storico se riuscissimo a fare l'istituto referendario comunale abrogativo e la videoregistrazione di tutti i consigli comunali commessi in archiviazione sul web in un modo chiaro e trasparente per il cittadino. Queste 1200 firme che noi giacciono dalla Iervolino, e Leonardo Impegno, che è il presidente del consiglio comunale, ci aveva detto: le discutiamo al prossimo consiglio, al prossimo consiglio non ci arriverà più perché tra poco ci sono le elezioni, e nel prossimo consiglio succederà una cosa, che ci saremo noi, e quindi queste firme le andiamo noi a prendere e le applicheremo subito. Le applicheremo, il primo punto lo applicheremo con
con il fatto che siamo lì e quindi le riprenderemo noi, i consigli comunali, riprenderemo le commissioni, riprenderemo le riunioni. E lo facciamo già noi al di là dell'approvazione del Consiglio Comunale, però cercheremo l'approvazione. E scriveremo noi poi la delibera sullo statuto referendario. Vogliono fare l'inceneritore a Ponticelli, delibera comunale, una pazzia per noi. I cittadini non lo vogliono, i comitati non lo vogliono. Che cosa facciamo? Raccogliamo le firme e possiamo abrogare la delibera, che deve poi sottostare alla volontà popolare. Perché la democrazia è il governo del popolo e loro ci hanno spogliato di questo potere. Potere inteso come senso di trasformazione e possibilità di incidere nel futuro. E quindi questo è uno dei primi punti. Ancora in più la trasparenza sugli atti, non solo sugli atti, sui finanziamenti. Cioè, nel senso, noi vogliamo fare un portale internet molto chiaro dove tutti quanti i flussi che vanno nei progetti della città, vanno nei musei, vanno nei musei pubblici, vanno per le piste ciclabili, per progetti, fondi europei, siano tracciati, mappati, chiari, lampante, con un click per i cittadini e ci siano costanti assemblee pubbliche nei luoghi, negli spazi deputati alla partecipazione, che possono essere anche il Consiglio Comunale, possono essere tutte le sedi inutilizzate delle municipalità, per esempio, dove ci devono stare le persone che incidono con bilanci, per esempio, partecipativi. Cioè noi stiamo ricreando la cittadinanza dal basso. È chiaro che il percorso è molto difficile, però è il percorso giusto, perché noi dobbiamo pensare di cambiare qualcosa dall'alto, ma dobbiamo pensare dentro di noi, perché colpa, se la città è così, non è solo Bassolino, Iervolino, Lettieri, è anche colpa nostra che li abbiamo lasciati fare, che ci siamo stati, e quindi dobbiamo ricostituire un'umanità, una società, una civiltà. E man mano ci stiamo dando da fare, secondo me stiamo tutti sulla buona strada, perché la partecipazione aumenta. Ovviamente vale proprio quello della partecipazione, dell'uso delle nuove tecnologie, sentiamo web, sentiamo partecipazione, streaming, quindi un uso forte anche delle nuove tecnologie. Adesso la parola a Francesco Forte. Grazie. Volevo fare questa domanda al candidato sindaco. Una domanda che si divide in due parti, una buona e una cattiva, anche perché le domande cattive le abbiamo fatte anche, diciamo, a Morcone, a chi ha preceduto questi incontri, diciamo, a Morcone abbiamo detto stacchi con Bassolino, e secondo qualche promossa la proletata anche per dire si è fatta la stessa domanda. E quindi fare una domanda. Una buona o una cattiva, perché poi diciamo bisogna anche guardare in faccia la realtà, come lei giustamente ha detto, quindi la questione era su diciamo, quali sono le linee che assume il Movimento 5 Stelle diciamo, per quanto riguarda l'amministrazione comunale su decisioni a breve termine e a lungo termine, sull'inquinamento, che poi è un tema che ci sta molto a cuore. Lei ha toccato solo in parte l'aspetto quello della spazzatura, però diciamo l'inquinamento è un tema, diciamo, che diciamo, ci preme molto. Quindi qual è, diciamo, quali sono le azioni, i provvedimenti diciamo, che Roberto Fico come sindaco diciamo, adotterà, e quali sono invece, la domanda cattiva è questa, e quali sono le azioni, i provvedimenti che Roberto Fico come consigliere comunale farà? Adotterà per comunità. Sempre inquinamento. Tutti quanti credo che conosciamo e viviamo più o meno la situazione inquinamento. Il sindaco della città è il primo tutore della salute pubblica dei cittadini. Qualsiasi cosa non va in questo senso, lui deve fare provvedimenti, atti, delibere di giunta affinché questo accada. Il consiglio comunale e quindi i consiglieri automaticamente, anche loro secondo me, devono essere deputati alla tutela della salute pubblica, quindi con la stessa forza
da sindaco o consigliere, uno cercherà di proporre, di fare le cose che crede giuste e quindi le stesse delibere, gli stessi atti, sperando in caso di essere consigliere che tutto il consiglio comunale segua queste delibere e sperando quindi che vengano approvate. Da sindaco le facciamo approvare logicamente. Inquinamento prende vari aspetti, perché abbiamo l'inquinamento da polveri sottili nella nostra città, che è altissimo perché c'è il traffico, le macchine, perché ci muoviamo in un modo poco intelligente. Siamo tutti stupidi nella mobilità, ci muoviamo senza ragionare. Allora, un punto fondamentale per abbattere le polveri sottili è ridurre la necessità degli spostamenti e incentivare il trasporto pubblico non inquinante rispetto a quello privato. Quindi dobbiamo aumentare in maniera seria le aree pedonali e dobbiamo fare delle cose all'interno delle aree pedonali e le zone a traffico limitato. Noi abbiamo una possibilità, per esempio, che fanno in altri comuni. Possiamo creare dei piccoli e semplici software di gestione, per esempio di carpooling. Noi, se vediamo la mattina in macchina, in tangenziale, in tanti punti di Napoli, in ogni macchina ci sono c'è una persona. Devono essercene in ogni macchina 5 persone. Questa è la divisione della macchina. Ma oggi questa cosa sta succedendo in altre città europee quando ci si muove in macchina e questo lo deve incentivare. Una persona che parcheggia da sola in macchina deve pagare di più se arriva anche in un punto di interscambio, mentre una persona che arriva con 5, una macchina che arriva con 5 persone deve avere un parcheggio molto più economico. E tramite un software di gestione di carpooling, dove tu puoi dire sono fumatore, non sono fumatore, faccio questa strada, voglio solo uomini, voglio solo donne in macchina, noi possiamo iniziare a muoverci e ridurre del 35% le macchine circolanti nel comune di Napoli. Poi abbiamo una richiesta di mobilità, parola d'ordine mobilità sostenibile, da parte di una cospicua fetta di popolazione che pari più o meno a un 25-30% che si vuole muovere con biciclette, a piedi, e noi dobbiamo far sì che queste persone possano farlo in tutta sicurezza. Allora dobbiamo fare le piste ciclabili, dobbiamo fare le zone pedonali, dobbiamo riuscire a fare corsie preferenziali realmente protette. E un altro progetto sicuramente è di ristabilire anche la rete dei tram, perché la rete dei tram è quella che va all'elettricità, e l'elettricità che noi possiamo produrre da fonti rinnovabili, quindi non inquinanti, invece che da centrale a carbone, è molto 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 più utile e conveniente. L'elettrificazione della rete, per esempio, stradale per i tram, oppure l'elettrificazione delle banchine del porto quando arrivano le navi da crociera, per parlare di inquinamento. Ecco, punto, facciamo un punto qua. Navi da crociera arrivano nel porto, ne arrivano 4 al giorno. Che cosa ci portano? Turismo veloce, vanno a Pompei, tornano, bevono 2 cose al bar del porto, 2 cose vanno a comprare di fronte alla stazione marittima. Che cosa succede? Che le navi da crociera sono accese con i loro camini e creano una cappa di smog e di polveri sottili che non ha precedente. Ci ammaliamo. Invece dobbiamo fare le banchine elettrificate, che come arrivano le navi, spengono i motori e si allacciano alla banchina per tutti i loro servizi. Dobbiamo iniziare a ragionare con intelligenza, non dobbiamo improvvisare le cose. Dobbiamo progettare per arrivare a degli obiettivi, e se l'obiettivo è ridurre l'inquinamento significa che non ci devono essere dei polveri sottili, non ci deve essere il traffico, dobbiamo capire come fare. Le navi da crociera non possono essere accese nel porto in questo modo qua, oppure per esempio dobbiamo disinquinare il Golfo di Napoli. Allora ci sono dei modi per farlo e lo dobbiamo fare. Dobbiamo essere leader come Napoli, comune, coordinamento insieme a tutti gli altri comuni del litorale e fare un progetto per i collettori fognari, fare un progetto per i depuratori, che sono pochi, funzionano male o in alcuni casi non funzionano proprio. Noi come comune di Napoli dobbiamo andare a monitorare il Sarno e fare un casino se non viene fatta veramente la bonifica. Cioè l'inquinamento, e quindi è tutto questo processo. In più mettiamo che non ci saranno più discariche, non ci saranno più inceneritori, perché dobbiamo aderire al protocollo di Kyoto. Noi abbiamo aderito e quindi lo dobbiamo rispettare, ma non solo lo dobbiamo rispettare, lo dobbiamo superare.
e quindi l'inquinamento, energie rinnovabili, gestione zero, gestione verso rifiuti zero, niente discariche, niente inceneritori, mobilità sostenibile, trasporto pubblico inquinante, bus elettrici, piste ciclabili, intelligenza negli spostamenti, abbattimento delle polveri sottili. Ecco, è un processo che ogni anello della catena è collegato all'altro e noi dobbiamo in 5 anni abbattere l'inquinamento, ma io penso in questo modo qua, ma quasi totalmente. Scusi, posso fare una domanda? Sì, certo. Lei, parlando adesso di questo sistema della mobilità, dimentica, non so se l'ha avuto volutamente o per caso, il sistema su ferro, che noi abbiamo il le metropolitane. Delle metropolitane, esatto. Allora, oltretutto, non so se lei in questo programma considera le difficoltà legate a una serie di procedure che complicano la conclusione spesso di scelte o di situazioni che bloccano il completamento di lavori. Ad esempio, la metropolitana di Piazza Municipio è stata ferma molto tempo per la questione degli scavi, certo, o anche per altre ragioni. Allora, lei si è posto il problema di come superare questi problemi che sono da una parte legati a delle procedure che sono estremamente complesse, anche quando ci sono state individuate procedure più snelle, ad esempio la conferenza dei servizi si è rivelata addirittura un altro modo per rallentare ulteriormente le decisioni, oppure fatti come sono archeologici, come quelli che esistono a Napoli, e che impediscono magari di portare a compimento dei progetti importanti, come per uno dei progetti principali, al di là dei bus elettrici o meno e il sistema su ferro. Napoli in questo eccelle. Non le so io a dire, ovviamente, perché lei lo saprà meglio di me. Quindi, come pensa di fare? Sicuramente non ho trattato sulle metropolitane, perché sono delle cose in costruzione. Sicuramente va completato l'anello della... C'è la 35, da 40 anni. C'è la linea tranviaria rapida, oggi linea 6, l'ex LTR, su cui hanno mangiato tutti quanti i fondi pubblici e hanno mangiato, perché di quello si tratta, si sono divisi la fetta anche che arrivò negli anni 90 per Italia 90, e da lì poi è rimasto. Infatti hanno fatto abbastanza velocemente a completare il primo anello, quello che va da Piazza Letecchio a Mergellina, perché sotto è già scavato, era già scavato. La linea 1 della metropolitana, la linea gialla, deve proseguire, deve continuare, però che cosa succede? La città aragonese che è stata trovata sotto Piazza Municipio, e quindi ci sono tutte quante le mura, vediamo i bastioni, era risaputo, ma da sempre, ed era anche disegnata nei dipinti, sì, esatto, che lì c'era la città aragonese. Quindi non dico di non fare la metropolitana, ma non deve essere qualcosa che ci sorprende nel momento in cui scaviamo 5 metri e troviamo la città aragonese. Allora le cose vanno sempre progettate con una competenza e una visione, appunto una capacità di futuro totalmente diversa, anche nelle piccole cose. E quindi le procedure, io non conosco, logicamente, non essendo amministratore, tutte le procedure che ci sono per fare le cose del genere. Sicuramente ci sono i beni architettonici e culturali che ci avrebbero dovuto dire, Spinosa, non lo so, chi, De Caro, ci dovevano dire che lì c'era la città aragonese. Lo sapevano tutti, tranne loro, che hanno bucato città aragonese, bloccata. Oppure dobbiamo pianificare bene le cose. Che cosa facciamo? Piazza Carità, queste sono le pazzie. Facciamo la pedonalizzazione, poi decidiamo che dobbiamo fare la metropolitana, rirompiamo la pedonalizzazione perché dobbiamo fare i sottoservizi della metropolitana e poi riapriamo, la rifacciamo. Queste perdite di tempo sono pianificazioni sbagliate, perché si arronza tutto, perché devono correre, perché devono dare gli appalti. Allora, se c'è la trasparenza nella pubblica amministrazione, noi riusciamo anche a capire poi il sistema. È scientifico, è come l'emergenza rifiuti, è una scienza l'emergenza rifiuti. Allora è questo che dico, non le posso dare una risposta, faremo così, però se c'è la trasparenza negli atti, se c'è il controllo con il portale dei finanziamenti pubblici, dello stato dei lavori delle cose, chi sono i responsabili pubblicati online, gli architetti, gli ingegneri, gli operai, i geometri,
e la sovrintendenza che fa meglio e bene il suo lavoro, probabilmente noi riusciamo ad avere una metropolitana su ferro molto prima di quella che purtroppo siamo stati abituati a vedere. Oppure l'ultima cosa, non aprire piazza dell'università e sacrificare il prolungamento dell'orario delle funicolari anche la sera, così chi arriva al secondo spettacolo deve andare per forza in macchina perché non ha più la funicolare dello secondo spettacolo del cinema. È tutta una pianificazione cittadina sbagliata, bisogna ripigliare le redini in mano, ma non devono ripigliare i cittadini. Allora, adesso è la volta di Angelo Russo. Buonasera a tutti. Allora, prima di tutto devo fare dei complimenti, perché con quello che lei ha detto mi ha fatto un po' sognare, però poi mi sono svegliato e ho detto non stiamo ad Amsterdam, siamo a Napoli, e quindi il discorso è ovviamente molto difficile da portare a termine. Allora io mi chiedo, è una forza diciamo che parte dal basso, come lei ha detto, che è significativa, ecco, una forza nazionale, ha un leader carismatico, che qui a Napoli credo diciamo abbia un discreto seguito, anche conoscendo qualche elemento diciamo che fa parte della sua squadra, e della sua squadra, dove non parlo soltanto del Comune di Napoli, dove stiamo parlando di grossi progetti, ma parlo di quello che poi si cala nella città vera e propria, cioè nei quartieri veri e propri, e quindi parliamo di municipalità. Ecco, queste sono delle incognite, nel senso che fino ad oggi non ci sembra che abbiano prodotto particolari elementi incisivi sulla vita della città, anzi sono state completamente disattese le pianificazioni che erano state fatte dal punto di vista amministrativo e quindi sono rimaste delle vere chimere. Andiamo nuovamente a votare, andiamo nuovamente a scegliere delle persone che sono impegnate nell'ambito delle municipalità. Quindi la domanda è duplice, cioè che cosa lei intende a questo punto fare laddove ha, come so, dei candidati sulla municipalità, quindi qual è l'azione incisiva del Movimento 5 Stelle sulle varie municipalità? Questo a livello locale, ma ancor di più che cosa intenderà fare affinché all'interno della macchina amministrativa abbiano una maggiore valenza le municipalità e quindi la possibilità di essere più incisive rispetto alla volontà dei cittadini nei vari quartieri. Le municipalità, nel modo in cui stiamo lavorando noi sulle municipalità, ci rendiamo conto sempre di più, proprio dal vivo, lavorandoci sui territori, che sono fondamentali. Cioè il decentramento amministrativo, che abbia però sia una vera autonomia e una vera forza, sono punti centrali, proprio nel rispetto del principio, secondo me, fondamentale di sussidiarietà. L'istituzione più vicina al cittadino risolve meglio i problemi. Quello che noi vogliamo cercare anche di fare a livello della municipalità, per esempio, sono i bilanci partecipativi, che sono dei modi di lavorare insieme alla cittadinanza che sono stati elaborati per esempio a Porto Alegre e portano dei risultati migliori. Perché quando tutta quanta la cittadinanza, e questo è stato sperimentato, provato e documentato, dalla California alla Svizzera all'America Latina, partecipa nelle scelte collettive, i bilanci dei comuni, i bilanci delle municipalità, i progetti che vanno a buon termine sono sempre dei livelli molto molto alti rispetto alla scelta di poche persone. Quindi municipalità c'ha delle aule per confrontarsi, arrivano le persone e le municipalità indicano assemblee pubbliche e si chiama il bilancio partecipativo. Ci sono persone che votano dei progetti e dei fondi che devono andare su quei progetti e quelle votazioni possono essere vincolanti. Quindi se la municipalità di Fuorigrotta Bagnoli dice che la priorità per le persone è rifare con quei fondi il parco pubblico o un pezzo della mostra d'oltremare, faccio degli esempi, quella votazione è vincolante. È vincolante perché fatta e data dalla partecipazione delle persone. E non è solo utopia, ma sta succedendo in luoghi socialmente simili a Napoli. E le cose funzionano, iniziano a funzionare molto meglio. Quindi il primo progetto nelle municipalità è sicuramente i bilanci partecipativi. Grande autonomia, grande forza e
specularmente lavorare in network totale con i consigli municipali, con i consigli comunali. Cioè, quindi i consiglieri comunali con i nostri consiglieri municipali formeremo un network che sarà anche messo online per condividere i progetti da fare sulla municipalità, quindi prima istanza cittadina fino ad arrivare al comune. E se andate in questo momento, ora, su movimentonapoli.tk, c'è la costruzione in rete del programma che va avanti da 6 anni per Napoli e i programmi delle municipalità. Cioè, se andate a leggere i programmi delle municipalità, Fuorigrotta, Bagnoli, Vomero Alto, Arenella, Posillipo, Chiasa, Ferdinando, Barra, Ponticelli e San Giovanni, trovate dei progetti fantastici che vanno dal wifi libero e gratuito, conoscenza, libertà, fino ad arrivare alla gestione delle aree verdi, alle cooperative che gestiscono pezzi di città tramite le persone delle municipalità. Sono progetti fantastici che già adesso potete andare a vedere su movimentonapoli.tk. Devo dire che arrivati adesso sembra quasi da condividere, appunto l'idea che ci ha dato Angelo Russo sembra veramente, stiamo toccando il cielo con un dito, speriamo di non svegliarci allora. Adesso è la volta di Marina Sciarelli e dopo inizieremo con gli interventi del pubblico. Buonasera dottore, allora un'occasione ghiotta per noi, una domanda facile per lei, perché lei è un esperto di scienze delle comunicazioni, in particolare poi di tecniche di comunicazione di massa. Quindi la domanda è, secondo lei quali sono le modalità, diciamo, per poter costruire un confronto, che sia un confronto però attivo, diciamo, tra cittadinanza e amministrazione? Però la domanda diventa un po' più cattiva, perché proprio lei, che è un esperto di scienze delle comunicazioni, ci può indicare qual è la modalità più efficace, visto che poi lo sperimento, diciamo, anche quotidianamente il tentativo di trovare una collaborazione con l'amministrazione? Questa è una bella domanda a cui credo che la risposta più vera è questa qui. Cioè, per fare una buona comunicazione, qui parliamo di una comunicazione istituzionale verso i cittadini al fine della partecipazione, ci vuole, al di là di ogni campagna sociale di comunicazione, una cosa è fondamentale: la credibilità e la sostanza di quello che si dice. Se c'è la credibilità e la sostanza di quello che si dice, allora avviene il passaggio, il trasferimento da istituzione a cittadino e quindi la società, le persone partecipano. Perché oggi la cosa più diffusa che noi avvertiamo, e per cui poi esiste anche il Movimento 5 Stelle, non per altro, è che non abbiamo più spazi pubblici di partecipazione, non abbiamo più potere decisionale in niente. Ogni 5 anni si propongono più o meno le stesse persone, le stesse liste, gli stessi partiti, noi li votiamo, il giorno dopo ci lamentiamo e chiudiamo lì la questione. Allora, questa storia deve finire. Allora, quando noi comunichiamo con serietà, con dignità, con onestà, e la persona sa che se viene a un'assemblea di municipalità la sua idea trova lo spazio pubblico di essere condivisa e di essere partecipata e quindi realizzata, in una settimana abbiamo le municipalità e i consigli comunali pieni. Allora, adesso iniziamo gli interventi dal pubblico con Elisabetta Nulveni. Buonasera a tutti, sono Elisabetta Nulveni, architetto, faccio parte del comitato idoni del concorso dei comuni di Napoli che si è tenuto nel 2010, il bando è stato pubblicato a febbraio 2010, un concorso da record perché a fine dicembre 2010 ha selezionato 534 vincitori per 10 profili professionali, tra vigili fino ad arrivare a architetti, ingegneri che ora attualmente già lavorano presso la nostra pubblica amministrazione del Comune di Napoli. I primi vincitori sono stati assunti subito, dopo 15 giorni dalla fine della pubblicazione del concorso, del bando, e a marzo di quest'anno sono stati
assunti i restanti vincitori con estrema velocità, proprio per il fabbisogno appunto attuale che ha bisogno del comune di Napoli di giovani, nuovi, desiderosi e che vogliono appunto iniziare la loro attività professionale qualificata all'interno del comune. Il concorso però ha anche selezionato una graduatoria aperta, e sono circa 800 idonei, di cui appunto ha individuato una graduatoria di 10 sempre categorie professionali valida per 3 anni, di cui il comune di Napoli potrebbe attingere in base appunto al suo fabbisogno nel corso di questi 3 anni. Al nostro candidato sindaco volevo chiedere proprio se vorrà utilizzare questo bacino di idonei, da ricordare appunto che sono giovani, diplomati, tantissimi laureati, iscritti all'ordine professionale, potrebbero dare un grande impulso per il rinnovamento della pubblica amministrazione. È un rinnovamento e con tanta voglia di applicare nuovi punti della pubblica amministrazione: efficacia, efficienza, trasparenza, qualità e informatizzazione. Noi ci siamo già visti e ci siamo già incontrati ed è stato un bel incontro. Chiaramente durante le elezioni, ma anche prima o dopo, non esistono promesse, non esistono contratti, non esistono amici, esiste solo un senso di giustizia rispetto alle cose ed è quello che deve muovere, nient'altro. Questo lo dico per dire che conosco bene la situazione perché me l'hanno spiegata l'altro giorno. La cosa che può fare un gruppo consigliare è tutelare, nel senso che queste persone che sono in graduatoria, che sono i non vincitori ma idonei di un concorso, nel momento in cui si scala veramente la graduatoria, siano loro ad entrare e non qualcun altro per vie traverse. Allora, su questa cosa qua è chiaramente il Movimento 5 Stelle si impegna assolutamente a vigilare, a proporre, a tutelare tutte, ma non solo loro, tutte le persone a cui di diritto gli spettano delle cose e non per favori e per ricatti, certo. Adesso la parola a Pasquale Parro dell'associazione Cambiamo Napoli. Dottor Fico, noi abbiamo già il piacere di conoscerci. La domanda è cattivissima. Vai. No, perché è chiaro che è bene che, al di là del fatto che le impressioni che lei dà sono quelle di dire non farò il sindaco, farò Robin Hood, cioè sarò il rivoluzionatore di Napoli fondamentalmente, più che Robin Hood, però rivoluzionerò un po' tutto il sistema, perché il sistema è marcio e su questo penso che siamo tutti pienamente d'accordo. Però immagino che lei conosca l'importo a monte del deficit del Comune di Napoli. Mi una domanda. Quanto è? 300 milioni di euro? 1.700 milioni di euro. Magari questo dovreste decidere. La domanda è 1.700.000 e 1.694 euro a cittadino. Esattamente. Ma c'è il conto, quanti ne siamo. Pertanto la domanda sorge spontanea. Napoli è una città che soffre di tante cose, inquinamento, rifiuti, inconcredenze e quant'altro. Per quanto riguarda un aspetto molto particolare e significativo, io lo sai, sono un imprenditore di una piccola azienda, una microazienda che probabilmente diventerà niente tra un anno. Proprio a causa della crisi e anche a causa del fatto che noi non abbiamo mai chiesto soldi allo Stato e ce la vogliamo fare da soli. Però la crisi sta mettendo in ginocchio tutti. Lei sa sicuramente, come candidato di Napoli, che non abbiamo una banca a Napoli. Lo sa. L'avevamo. Oggi non abbiamo una banca, non abbiamo un giornale che ci sostiene, non abbiamo, ma abbiamo 1.700.000 euro di 700 milioni di euro di deficit al Comune di Napoli. Lei come intende affrontare questo problema? Grazie. C'è il problema del deficit. Iniziate a cacciare 1.000 successi. Marco, blocca l'uscita.
deficit, chiaramente qualsiasi cosa io possa dire, non c'è niente, non dobbiamo dire cose populistiche, siamo abbastanza rovinati da questo punto di vista, chiaramente, punto, molto rovinati. Però sappiamo pure che esistono tante cose, società partecipate, primo punto, nel programma noi abbiamo scritto taglio dei consiglieri di amministrazione delle partecipate, accorpamento dei consigli di amministrazione delle partecipate, taglio netto, drastico di tutti gli stipendi manageriali delle partecipate, messa del controllo analogo e del bilancio preventivo delle partecipate. Come funzionano le partecipate? In questo modo qua, noi eleggiamo delle persone, diventano sindaci, c'è la giunta nomina, il sindaco nomina gli amministratori delle società partecipate. Questi amministratori qua e le società partecipate non sono soggetti al controllo del bilancio preventivo, quindi a fine anno loro battono cassa a secondo di quello che hanno speso. Cosa ci troviamo? Persone che abbiamo votato non gestiscono la società, la città, ma danno pezzi di città a terzi. Questi pezzi di città sono totalmente distrutti, le società sono in debito, i consiglieri di amministrazione ricchissimi per lottizzazione e noi ci troviamo a dover pagare ogni anno i debiti che tutte queste società partecipate hanno fatto. Scarsa democrazia, scarsa trasparenza e sperpero totale di denaro pubblico, stipendi di 300.000 euro all'anno e così via. Punto primo, quindi questo è una lotta agli sprechi che dobbiamo assolutamente fare. Secondo punto, mi sono dimenticato un secondo punto, le consulenze. Noi abbiamo 5 università, 5 rettorati e i nostri principali consulenti devono essere, secondo noi, quelli. Abbiamo gli studenti, abbiamo i dottorandi, abbiamo i ricercatori, abbiamo i professori. Dipartimento di urbanistica, i dipartimenti di architettura, i dipartimenti di biologia con le riduzioni di inquinamento tramite la messa a punto di sistemi biologici nel mare, università di ingegneria, politecnico, ricavo di energia tramite il moto ondoso. Ci sono tantissimi progetti e secondo noi i migliori consulenti devono essere coloro che vivono il territorio, coloro che lo studiano e coloro che hanno le competenze, quindi le università. Invece di volta in volta di dare consulenze in outsourcing a persone che vengono magari dall'estero, dal nord Italia, dal sud Italia, 500.000 euro, 400.000 euro, 1 milione di euro, quando abbiamo idee, intelligenza, ricerca, sviluppo all'interno delle nostre università. E le università non devono fare solo esami, devono creare progetti applicati con il comune che diventano valore aggiunto al nostro territorio. Questi sono due lotte agli sprechi fondamentali. Terza lotta allo spreco, la coibentazione e il risparmio energetico di tutti gli edifici comunali. Abbiamo bollette stratosferiche e continuiamo a pagarle, quando invece possiamo dell'80% ridurre il risparmio con il risparmio energetico. Il resto dell'energia che dobbiamo produrre lo dobbiamo fare tramite fonti rinnovabili. Oggi abbiamo geotermico, moto ondoso, fotovoltaico. L'energia che risparmiamo, l'energia che produciamo, la mettiamo in rete addirittura vendendola. Ecco, quello che ci rimane, quindi con risparmio, possiamo incentivare i cittadini privati a produrre e consumare energia. Il concetto di distribuzione di conoscenze come la rete internet. Oggi non ci serve avere una centrale che produce 1 milione di kilowatt, ma 1 milione di cittadini che produce 1 kilowatt o risparmia 1 kilowatt. Se un milione di cittadini risparmiano 1 kilowatt, hai chiuso 2 centrali elettriche alimentate da fonti fossili. Se produci un altro kilowatt, hai chiuso una centrale nucleare in Francia. E questo è il risparmio verso cui dobbiamo andare. È un pezzo di qua, è un pezzo di là, è un pezzo di qua, possiamo riuscire a creare un bilancio migliore, trasparente e partecipato. Ascoltata la mia domanda difficile, domanda questa. Sì. Adesso la voce. Scusi, vai. Non è proprio una risposta. Questo, cioè il problema è che invece c'è adesso, certo. Il problema è che c'è adesso. Come lo affronti?
cioè c'è adesso il lavoro, c'è adesso l'impresa, c'è una cambiale scaduta, è scaduta già. Non esiste la soluzione. Questo muro dei fondi, ci sono i fondi fatti, voglio dire, c'è un'idea di come affrontare il problema immediatamente, questo voglio dire. Ma il problema immediatamente l'affronti sicuramente anche con le partecipate, poi vedi i fondi a cui si fa riferimento nel bilancio comunale che possono arrivare. Robin è stato, tu citavi Alfonso, c'è da fare Alfonso. Noi abbiamo un debito che dobbiamo assolutamente sanare, da dove prendiamo le risorse, che idee ci sono per questo? La facciamo anche risparmiare, capisci? Cioè, no, ma il risparmiare è guadagnare. Creare sviluppo, questo è la domanda. Ma il risparmiare è guadagnare, ci sono tantissimi progetti a un costo basso, e lì devi riuscire a fare. Cioè, se tu pensi che fai, chiedi al governo nazionale di fondi come ha fatto Catania e non l'hanno fatta fallire tipo la Lega che si dice del nord e non fa fallire il comune di Catania. Anche Roma, hanno fatto città d'erbo. Adesso vanno a salvare Torino. Stanno fallendo. Certo, ci sono per esempio tutte le perché ho parlato, le case in famiglia. Anche i fornitori, le imprese. Se voi chiedete il dissesto, rischiamo proprio questo, che facciamo fallire tutti voi, se siete a chiedere il dissesto. Però se c'è un debito, cioè qua c'è il rischio che salta tantissima gente e deve essere pagata. Io non so come è messo realmente alcune voci del bilancio, perché anche parlando con Re Alfonso, ne abbiamo parlato spesso, tante volte lui dice che in alcuni settori, in alcune pratiche, dei soldi che possono essere liberati e svincolati ci sono a fine anno nel bilancio, solamente che ci sono problematiche nella burocrazia per svincolarli, da reperire, ma sono da reperire nei vari assessorati, e chiaramente la faccenda è molto molto complicata. Io non ce l'ho da rispondere adesso, tipo chiediamo i soldi al governo, chiediamo i soldi alla regione, ci sono i fondi? Ci sono 2 miliardi poi a fronte di questi debiti di crediti, il problema è come recuperare i crediti. Se sono esigibili, la TARS è pagata al 50%. È la maglia più alta d'Europa. Sul bilancio, così in profondità, immediatamente, come reperire i fondi? No. Il progetto sicuramente è di tagliare tutto quello che va sprecato, e di risparmiare e cercare il modo in cui di combattere. Ma per esempio, cioè, perché poi uno si arrabbia con questi amministratori, no? Ci sono tutti il concetto dei derivati, se possiamo, che ci hanno indebitato nel futuro. Allora la Mary Lynch che viene a chiedere cassa al Comune di Napoli quando hanno fatto degli accordi, e sapevamo che sono accordi totalmente disonesti, personalmente come sindaco di Napoli io gli straccerei gli accordi, chiaramente non lo puoi fare, ma tu gli straccerei, ma cosa vieni a battere cassa qua che sui soldi dei cittadini avete fatto gli accordi sulla pelle dei cittadini senza che nessuno vi chiedesse niente? Qual è stata la vostra, avete fatto veramente i giocatori d'azzardo con il Comune di Napoli e con i soldi dei cittadini? Per me, cioè, andrebbe tutto quanto stracciato, perché non è giusto quello che hanno fatto. Però così aumenta il contenzioso, è un'altra voce del bilancio. Comunque sul bilancio si deve essere sicuramente, come l'abbiamo detto, ancora di più trasparente, ancora di più partecipato. Dobbiamo collaborare tutti all'uscita del deficit dal comune. Non è che faccio come Mastella legge speciale per Napoli o chiederò a Berlusconi 400 milioni di euro, oppure vedremo i fondi che sono possibili da sbloccare, i fondi che sono possibili da reperire, e cercheremo nel presente tramite risparmio e con l'onestà di cercare di far quadrare un bilancio, sicuramente. Ma più di questo veramente non so che dire. No, avete fatto benissimo a farlo, tanto la risposta è, cioè, non è che si deve rispondere sempre a tutto e nel modo perfetto. Ci sono delle cose che c'è difficoltà a comprendere, a reperire, anche perché sono cose e processi e procedure poco chiare, che man mano che uno sta magari all'interno può
svincolare o cioè è anche così, perché siamo in un processo di partecipazione che è diverso. Qua non ci vogliono solo le risposte, ci vuole l'aiuto, perché siamo sulla stessa barca. Passiamo la parola ad Annalisa Mignogna. Apprezziamo l'onestà, la sua risposta. Non vorrei continuare con i temi caldi, però ci sono altri fattori da prendere in considerazione. Allora, tre cose in una domanda. La Camorra. La Camorra è una realtà, è la protagonista in città di tante situazioni, anche di natura finanziaria, ed è un antistato che oggi dà da vivere a molti napoletani. Sì. La seconda è la mentalità camorristica, che è stata diffusa come in tanti di noi, quando dico di noi alludo anche alla borghesia, senza differenziazione di municipalità, e fa trionfare l'arroganza e implica anche il mancato rispetto delle leggi. In questa mentalità a volte anche le istituzioni, compreso quelle di controllo come la polizia, sono parte del problema e quindi non sono necessariamente valide alla soluzione del problema. E infine le clientele, perché in tutti questi anni i partiti sono diventati forti perché hanno fatto sviluppare forti clientele, che sono ovviamente loro si ricche contrariamente al comune, e quindi hanno un potere di incidenza sulla realtà molto più forte di quelle che sarebbero le speranze o poi i sogni di tutti questi anni. Domanda complicata, nel senso che domanda reale e prende tantissimi fattori. Camorra, punto interrogativo. Che cos'è la Camorra? Perché il comune, le istituzioni in generale devono combattere la cosiddetta Camorra. Però poi quando sappiamo che ad Acerra costruiscono l'inceneritore di 500 milioni di euro, dove Bassolino dà il punto dove costruirlo, cioè non scrive neanche il punto dove costruirlo alla fine, in Pregilio può decidere dove volerlo fare, e prendono dal 93 30 miliardi di euro di finanziamenti pubblici che vanno ai soliti noti, quindi all'Impregilo, alla FIBE e quindi a Romiti, oppure pratiche come descritte anche nel libro di Alfonso, dove Tino Sant'Angelo, il vice sindaco, dà il curriculum per nominare un suo uomo alla Napoli Park. Quest'uomo, questo ragazzo avvocato non ne sa niente della Napoli Park, dei parcheggi, di come si gestisce. E per farlo assumere cosa fanno? Cambiano solamente il curriculum insieme alla Iervolino. Io dico che per combattere la Camorra dobbiamo prima combattere tutte queste cose qua. Quindi quando parliamo dei rifiuti non parliamo subito della Camorra, ma parliamo di come gestiscono l'emergenza, come creano l'emergenza ad hoc per reperire fondi pubblici. 1.700.000 euro dal 93, in 15 anni di emergenza, e hanno mangiato tutti su questa emergenza, l'emergenza poi della nostra salute e del nostro territorio hanno creato. In questa regione sono entrati 30 milioni di tonnellate di rifiuti tossici portati dalle aziende del nord, dalle aziende del nord Europa anche, e chi ha mosso un dito per bloccare l'entrata dei camion con i rifiuti tossici? Della regione, partendo da quando io mi posso ricordare, da Rastrelli, Losco, Bassolino, faccio dei nomi ma giusto per far capire tutte le giunte che si sono susseguite. Se non combattiamo questo, se non rendiamo tutti gli atti trasparenti, se non ristabiliamo la legalità dove c'è, dove deve esserci il principio vero di legalità, che è il comune, e quindi non fare le clientele tramite le società partecipate che vengono assunti, anche l'ultima persona che ha messo i volantini, ha fisso i volantini nell'ultima elezione per dare un posto di lavoro e uno stipendio a tutti quanti. Parlare di Camorra solo in termini delle piazze di spaccio non ha senso. Quindi se si ristabilisce
il principio di legalità all'interno delle istituzioni e quindi le persone hanno un esempio collettivo vero, aggregante, dove poter stare e sentirsi sicure, sicuramente la camorra, la delinquenza, il malaffare arretrerà. Ma se nel luogo principe sempre, che sono le istituzioni, abbiamo questi esempi, è chiaro che poi la mentalità camorristica sarà quella vincente, perché è l'unica che regna. E poi dobbiamo farci la critica su questo, sulla cultura, mentalità camorristica delle clientele, noi in prima persona, perché le clientele funzionano non solo a livello appunto camorra partecipate, ma funzionano all'interno delle università. Cioè le clientele che ci sono all'università, parenti su parenti, amici di amici, all'interno della RAI. Cioè questo è un paese che vive sulle clientele e a queste clientele in qualche modo abbiamo partecipato e ci siamo stati tutti. Quindi la prima critica va fatta a noi stessi su questo. E quindi se questo cambio culturale, dico, noi diciamo che deve avvenire, non parte da noi, non facendo certi comportamenti, non prendendo certe clientele, denunciando le cose che succedono alle università, combattendo giorno per giorno, dobbiamo ricreare questo tessuto culturale, altrimenti non c'è speranza su questo. Non è qualcosa che dobbiamo sempre vedere di esterno a noi, è qualcosa che deve partire da noi, perché ci siamo stati dentro tutti fino al collo, portato a questa distruzione. E quindi veramente chi è senza peccato scagli la prima pietra, è da noi che deve partire il ricambio culturale. Forse siamo tutti d'accordo che la camorra è un po' tutti noi, perché un po' tutti noi nel piccolo e nel grande non abbiamo questo senso civico che può fermentare altro. Allora, adesso tocca Giuseppe Irace. Una domanda che può sembrare personale, ma che è sicuro non lo è. Che lavoro fate? Nel senso che secondo me è importante che chi si occupa di politica prima abbia di come vivere del proprio lavoro, quindi mi interessa che lavoro fa. La seconda domanda è: il Comune di Napoli ha 323 dirigenti, di cui 250 presi all'esterno. La ratio della la norma intelligente, quando io non ho profili adeguati all'interno del personale, vado a trovare all'esterno gente in gamba che mi possa risolvere i problemi. Nella realtà ho preso il capo corrente, l'amico dell'amico, il cugino, il cognato dell'assessore Tizio, potrei fare dei nomi quando disegno dei profili. Lei come pensa da consigliere comunale di poter incidere appunto magari rivolgendosi all'interno o all'esterno e come appunto scegliere i dirigenti? La seconda domanda, la terza se contiamo anche la prima, io credo realisticamente, glielo auguro perché una persona come lei credo che possa fare solo bene al Consiglio Comunale, ma anche credo 10 persone del suo movimento nei 10 parlamenti municipali possano fare bene, quindi le auguro di raggiungere il 3% e essere nel Consiglio Comunale e nei consigli di municipalità. Ma qualora si dovesse profilare un ballottaggio, avete idea di schierarvi con uno degli altri candidati? Sì, ci pensiamo dopo il primo turno, una risposta in politichese, una cosa di questo tipo. E così, insomma, già alle municipalità, no? Che dove c'è il turno unico, non pensa che appunto andare da soli vi condanna di fatto a essere in minoranza e un trentesimo della minoranza? Io non dico in tutte le municipalità, lo so che lo statuto del movimento vi crea grossi problemi, non è possibile allearvi con i partiti, ma è possibile che in una municipalità su 10 non si riesce a trovare il meno peggio dei due contendenti degli schieramenti più grossi su cui poter puntare, quindi c'è là forse possiamo essere in maggioranza? Partiamo dal finale. Allora, la logica del meno peggio è quello che ci ha portato al peggio oggi, quindi è una cosa ormai che proprio per fare il cambio culturale è una cosa che è inaccettabile solo il pensiero per il movimento, non è più nel nostro DNA culturale accettare la logica del meno peggio. Noi vogliamo il meglio in tutto, in tutti e per la città, anche in questa realtà. E quindi
Ritorniamo al primo, il lavoro. Lavoro attuale ho una piccola ditta di import di tessuti dal Marocco e una piccola attività turistica, un bed and breakfast. 3 anni fa lavoravo all'Hotel San Germano come direttore della ristorazione, eventi, comunicazione, personale e poi dopo 2 anni questo lavoro qua è finito, prima facevo il redattore, ho una vita soprattutto nelle case editrici e negli uffici stampa, nella comunicazione in genere in alcune società tipo di Genova, Tour Operator, lavoravo per ristrutturare le reti intranet aziendali, quindi come lasciare il capitale umano all'interno dell'azienda e trasferirlo anche se la persona andava via, per lasciare proprio il capitale, il know-how all'interno dell'azienda. Poi ho deciso che il lavoro dipendente, proprio in qualche modo così vincolato, non era nel mio carattere e quindi ho iniziato dei lavori indipendenti da piccolissimo imprenditore, per modo di dire, cioè per cercare di vivere degnamente ma con più tempo libero. E oltretutto poi il meetup all'inizio, il movimento poi mi hanno levato sempre più tempo, nel senso che è un vero valore aggiunto alla mia vita, però comunque rimane qualcosa per cui nessuno dei partecipanti al movimento è pagato e rimane da fare nel tempo libero. È un servizio civile, civico, che noi tramite il nostro tempo libero diamo per il miglioramento collettivo. Niente di più e niente di meno. Seconda domanda. Allora, dirigenti. I dirigenti rientrano nella risposta, esattamente nella risposta di prima. Perché dare tutte queste consulenze esterne quando sicuramente noi abbiamo professionisti all'interno? Quindi che cosa si può fare come consiglieri? Cercare i professionisti che possono ricoprire quella carica all'interno, cercare di proporli e denunciare la lottizzazione che solitamente viene data a questi posti e consulenze in serie, denunciarle in rete, denunciarle in televisione, facendo conferenze stampe, facendo comizi pubblici, qualsiasi cosa sia possibile per cacciare il modello culturale vecchio. Questo. Ah, il ballottaggio. Allora, non ci apparenteremo con nessuno, ma soprattutto non daremo nessuna indicazione di voto. Perché questo? Perché dare l'indicazione di voto dove c'è il leaderino di turno ancora ragionando da leader che deve dire a quelli che l'hanno votato di votare un'altra persona, rientra in uno schema politico vecchio dove gli elettori non sono persone, non sono coscienti, ma sono tipo dei pecononi. Secondo me le persone del movimento, in ogni caso che vota il movimento, sanno benissimo chi votare, come votare, si informano in rete, cercano di partecipare e non hanno bisogno delle indicazioni di voto. Dobbiamo riuscire a superare dei concetti culturali che fino ad oggi ci sembravano scontati e da ora e da domani non ci devono essere più scontati. Non devono essere più scontati. Magari l'apparentamento, invece di avere un unico consigliere, le consente di averne due. Invece questo lo blocca. E ci bloccherà allora. Il modo nel fare le cose oggi è sostanza. In un'Italia dove tutto subito si ragiona sempre per equilibri, si ragiona sempre per potere, sempre per spartizione, si arriva a prendere rimborsi elettorali truffando i cittadini e fregandosene del referendum, tutti i partiti, dove appena si crea qualcosa di bello, c'è qualcuno che subito cerca di sporcartelo perché ti deve apparentare. Al di là delle elezioni, che sono solo una via per far uscire in modo più forte i temi e cercare di prendere posizioni in avanti, rispetto a una strada che è molto più grande, che è molto più lunga e molto più faticosa. Sono 5 anni, parliamo allora dell'esperienza personale. 6 anni fa quasi, io ho aperto il Meetup di Napoli, che è un forum online, finalizzato però agli incontri sul territorio. Quindi una persona si iscrive, dice un'idea, parla di un progetto, ci si incontra e si parla insieme. Cercavamo di ristabilire 2 principi, quello dell'informazione svincolata e libera e quello della partecipazione al territorio e quindi alla vita pubblica della propria città. All'inizio ero una persona, io, dopo un poco 2, 3, 4, 5, 6 e oggi in una città sfiduciata come Napoli
Il Meetup di Napoli è il primo forum online italiano dei Meetup, con oltre 4.000 iscritti. Abbiamo creato il giorno del rifiuto nel 2007, 23 febbraio 2007, che è stata una delle manifestazioni organizzata dal basso che ha avuto più successo in tutta Italia, e l'hanno organizzata i cittadini senza i partiti, senza dei sindacati, senza l'aiuto dei giornali, senza l'aiuto delle televisioni. Abbiamo elaborato progetti sui rifiuti, abbiamo elaborato progetti sull'acqua, abbiamo incentivato il compostaggio domestico, gli orti che stanno facendo via Terracina, abbiamo cercato di aiutare a scrivere il progetto sul programma pilota per Colli Aminei, Bagnoli e Bovero Alto, abbiamo realizzato una moneta complementare locale a cui oggi aderiscono tantissimi commercianti, che si chiamano Sheck, per cercare di lasciare il valore economico vero al territorio, senza farlo andare fuori, e quindi una rete di commercianti con una rete di cittadini che si scambiano una moneta abbassando il valore dell'euro. Quindi se una cosa prima costava 10 euro, oggi può costare 8 euro e 2 sheck, e questi sheck possono essere riusati a loro volta. Viene dato in modo gratuito come reddito di cittadinanza, e il Comune di Trento l'ha approvata all'unanimità come buono solidale locale, il Comune di Trento, su un progetto fatto a Napoli, a Montesanto, nel Meetup di Napoli, e il Comune di Napoli non l'ha approvato come progetto. Ci stanno aggregando tante persone, è diventata una rete nazionale ed è partito da qua, dal cuore di Montesanto. Quindi, dalla mia esperienza personale, quando c'è la credibilità, la sostanza, è ovvero che il cittadino sente di avere la possibilità, la chance di potere nel senso di trasformazione, che quindi il suo fare il passo avanti, il suo atto, la sua idea ha uno spazio vero pubblico di partecipazione e viene ascoltata e viene condivisa e viene applicata. In 6 anni siamo riusciti a fare il Movimento 5 Stelle, che non è nient'altro che questo, senza soldi, senza televisioni, e ci sono tantissime persone che partecipano e che mettono le loro competenze per gli altri, al fine di migliorare l'interesse collettivo, perché il principio base che abbiamo capito è che l'interesse personale coincide sempre con l'interesse collettivo, se no è un altro tipo di interazione di cosa. Quindi io non solo sono speranzoso o sogno, ci abbiamo una storia che è già stata progettata e che oggi sta avendo i suoi frutti. 5 anni fa non potevamo mai essere in questa sala, 4 anni fa non potevamo mai organizzare un'elezione, 3 anni fa non potevamo mai organizzare un progetto con il piano rifiuti da portare alla regione, 2 anni fa non pensavamo di fare tutta una serie di cose, oggi addirittura ci danno dei sondaggi a Napoli, 4%, 5%, e avevamo iniziato sul Meetup con un click, dove avevamo aperto un forum. E oggi tutti ci chiedono progetti e tutti cercano di fare delle cose che noi facciamo, perché siamo un po' come il barocco. Il barocco tutti quanti era un dispregiativo che i giornalisti dell'epoca usavano per descrivere quest'arte un po' kitsch così, e poi il barocco è diventato barocco. A noi ci hanno detto sempre che siamo l'antipolitica, e oggi forse la politica più avanzata la stiamo facendo noi. Credo che sia interessante il concetto di sogno reale, che noi speriamo che sia molto più reale che sogno. L'ultimo intervento dal pubblico, il signor Colombrino, se non sbaglio. Mi chiamo Raffaele Colombrino e appartengo a quella categoria di genitori che hanno i figli a nord. Stamattina mi ha chiamato mio figlio e da Milano ha detto: io il mese prossimo me ne vado a Londra. Sempre più a nord. Io ho cercato veramente un timido accenno a convincere a venire a Napoli, però mi sono sentito dire: caro Babbo, dammi un motivo per cui ho detto di scendere a Napoli. Ha detto tu sei un animale a sangue caldo, ha detto io sono lui, mio figlio è un animale a sangue freddo, si definisce, dice mi devi dare una risposta però con raziocinio, non con il cuore. Ma ha fatto qualche esempio: rifiuti, lui va, ci messo a Berlino,
Dice, voi napoletani, dico, a me non si definisce più napoletani, dice, hanno fatto 100.000 progetti, no? Ma nessuno che dica, ma fammi capire una cosa, cioè fammi vedere se sta qualche progetto da qualche parte che funziona e cerco di cavarlo nella realtà napoletana. A Berlino, a costo zero, hanno inventato l'uovo di Colombo, il deposito, la tassa si paga prima e non dopo. Una cosa così stupida, non c'è notizia in mezzo alla strada. Però guardate al San Napoli, nessuno di noi, o politico, abbia fatto una cosa del genere. Mio figlio ha 22 anni, non c'ha la patente, forse uno dei pochi italiani che non ha la patente, cammina solo con la bici, l'80% della sua mobilità la fa con la bici, dice si parla di piste ciclabili, stasera pure lei parla di piste ciclabili. Dice Napoli c'ha due problemi, io non potrò mai venire a Napoli, perché la bici non la potrò mai usare, perché il prossimo di uno giornale dice ci sta in montagna. Dice ma non è l'infarto. Due, dice stanno su stretti, i marciapiedi sono stretti, a meno che non qualcuno non si inventa una pista ciclabile aerea, allora può darsi che facciamo qualche cosa. Tre, risanamento. Dice pure qua, ho votato tutti quanti a Lettieri, e allora può darsi che, essendo il centro-destra, la provincia di centro-destra, regione di centro-destra, la nazione di centro-destra, dice può darsi fare la fine di Catania, per Berlusconi gli dà qualcosa di soldi e di sana. Oppure deve venire uno di sinistra che deve avere il coraggio di fare il disastro finanziario. Dissesto finanziario. Perché dice solo così si può ripartire. Lei forse lei ha detto che è imprenditore, un piccolo imprenditore. No, proprio piccolo. Però il conto del salumiere, penso lo sappiamo fare tutti quanti. Qualcuno ha detto quanto, che debito ci abbiamo, partecipate, lui ha scenato un poco, 70 a parte di 70 per risanare un'azienda si fa sui costi, lei ha parlato di energia alternativa, io le dico un'altra cosa, gli acquisti invece di farli ognuno per fatti suoi, coordinati, però nonostante si faccia su queste due cose, lei non riuscirebbe a raggiungere nemmeno l'1% del risanamento di quel debito, per cui da buon imprenditore, da buon imprenditore dovrebbe tagliare sui dipendenti. La SIA ha 2.400 dipendenti, 1.000 già sarebbero più che sufficiente. Sai cosa significa? Che se lei vuole risanare veramente tutte le partecipate, lei deve andare a casa 15.000 persone. Allora ho detto mio figlio, dimmi un motivo per cui devo venire a Napoli. Io ho detto dammi 24 ore in tempo, perché da napoletana un cazzimoso, lui non sapeva, mio figlio che stasera vedevo il leader dei giovani delle 5 Stelle a Napoli, per cui mi aspetto che lei mi dia la risposta che poi mi ha detto. Grazie. Non c'è secondo me risposta da dare realmente, chiaramente, cioè io dico che i problemi oggi, è vero la vivibilità di Napoli, però non si può più ragionare che il problema magari è solo Napoli, perché siamo in un mondo globale dove vediamo con quello che succede in Giappone, con quello che può succedere magari in Francia ed essere a due passi. Quindi uno può andare ovunque, per esempio a Milano, la Lombardia ha 7 inceneritori che creano un inquinamento ambientale incredibile e nel comune di Milano c'è uno dei tassi di polvere sottili più alto d'Italia e con più mortalità per tumori rispetto alle patologie dei polveri sottili. Questo lo dico per dire che il processo è tutto quanto concatenato e quindi io dico che dovunque si è nel mondo, in qualsiasi parte, uno cerca di dare quello che è, quello che può e quindi il proprio valore aggiunto al territorio. Da 6 anni, ma non solo noi, ci sono tantissime persone che stanno cercando di vivere il territorio in un altro modo, di progettare le cose in un altro modo,
di stare in questo territorio in un altro modo, e abbiamo non una speranza, ma abbiamo dei progetti, e chi sta qui, chi vuole rimanere qua, ne può fare parte in maniera libera, ma ne può fare parte anche a Milano e sicuramente anche a Londra, perché anche Londra aveva il problema enorme del traffico al centro, della disoccupazione, ci sono problemi che ormai sono globalizzati, dobbiamo dare risposte, secondo me, territoriali. Anche Report aveva fatto un servizio, se non sbaglio, sulle transition town. Noi dobbiamo essere città di transizione, transizione energetica, transizione nel modo di gestire i beni comuni, transizione, le transition town. Perché siamo a cavallo di due epoche, un'epoca che sta per finire, che è l'epoca dei combustibili fossili, che è l'epoca delle ideologie del Novecento, che è l'epoca dei leader e della massa, e stiamo arrivando in una nuova epoca, e sta a tutti i cittadini del mondo, al di fuori degli equilibri, dei partiti, degli schemi, a far sorgere il più velocemente possibile questa nuova epoca, che è fatta di energie rinnovabili, che è fatta di acqua, di gestione diversa dei beni comuni, che è fatta di non più massa, ma di persone coscienti e informate che partecipano alla vita pubblica del paese. Il Novecento è finito e dobbiamo finire e abbandonare le ideologie che hanno portato a questo. Siamo nell'epoca post-ideologica, post-partitica e post-moderna. E quindi dobbiamo lavorare abbandonando questi concetti e progettando il futuro per le piste ciclabili, perché queste ci tengono voi, oltretutto che c'è la zona che va da Bagnoli, fuori Grotta, Lungomare, fino ad arrivare a Piazza Nazionale, San Giovanni al Teduccio, che è perfetta per la pista ciclabile, e poi ci possono dare, come fanno in tanti altri comuni, incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Qua abbiamo un esempio. Da dove sei venuto con la bicicletta? Dal Vomero a Frigrutta, tranquillamente, da via Roma. Bicicletta a pedalata assistita, si scavalcano le montagne in due pedalate. Questo per dire che si può fare tutto. Ma poi c'è l'intermodalità con i mezzi pubblici, noi dobbiamo poter prendere i mezzi pubblici con la bicicletta, come succede dappertutto. Quindi chi vuole può fare la pedalata assistita, ma chi vuole può prendere il mezzo pubblico e mettere sopra la bicicletta. Cioè questo funziona dappertutto, noi dobbiamo funzionare anche. Non è che i biglietti sono solo le città pianeggianti. Grazie, allora speriamo di avere un altro motivo, se è quello di cambiarle tutte queste cose. Allora, io mi scuso con chi non ha potuto partecipare, normalmente i tempi sono questi, e adesso do la parola al professor Sciarelli, che ci dirà appunto quali sono tutti gli impegni presi dal nostro candidato. Io penso che si sia trattato di un bel incontro sulla città e la società del futuro. Quanto lontano questo futuro? Dipende da noi. È bello sognare, il sogno è una cosa fantastica, però bisogna pure svegliarsi dal sogno. Voi state dando un contributo sicuramente importante, però noi abbiamo due limiti che sono veramente da considerare. La partenza è disastrosa, noi partiamo da un disastro, non partiamo da una situazione facilmente risanabile. Il punto di partenza è disastroso, il recupero è estremamente difficile. E il secondo è quello che, come diceva il nostro amico D'Angelo, c'è la crisi dei valori, che è la crisi più profonda, è quella dei quattrini, la crisi dei valori. Qua c'è bisogno di una nuova civilizzazione che richiede tempo. E allora come si fa? Come si fa a conciliare praticamente i sogni con queste due difficoltà? La difficoltà della partenza, che è una partenza disastrosa, la difficoltà di una società che purtroppo ha bisogno veramente di un rinnovamento completo. Per me è difficile stasera fare le conclusioni, ed è molto difficile perché io sono un pragmatista, sono una persona molto concreta, quindi ho sentito cose mirabili, magari tanti impegni, forse troppi impegni, perché quando poi dai tanti si passa ai troppi diventa difficile, perché gli impegni bisogna poi essere in grado di mantenerli.
È indubbio che ci sono una serie di cose buone sulle quali bisogna puntare. Io cercherò di sottolineare alcuni punti di quelli che sono, diciamo, le cose principali che lei ha citato, però la difficoltà qual è? La difficoltà è che Napoli per Napoli, in conclusione degli incontri, chiede ai candidati gli impegni. Lei gli impegni ne ha assunti tantissimi. E allora è un po' difficile. Allora vediamo se possiamo sottolineare qualche punto di tutti gli impegni che lei praticamente ha in mente di poter soddisfare in questo tempo. Primo elemento che mi è sembrato molto importante, il referendum comunale sulle delibere strategiche. Un bel esempio di democrazia. Magari ci fosse questo esempio di democrazia, si comincerebbe proprio da questo, cioè da chiedere ai cittadini sulle delibere strategiche che cosa ne pensano. Secondo elemento, trasparenza nella destinazione dei finanziamenti, importantissimo. A Napoli non è mai arrivata una quantità di soldi come in quest'ultimo periodo. Ma voi non, forse non si ha l'idea di soldi che sono arrivati a Napoli, perché vivere in emergenza significa vivere facendo arrivare soldi a Napoli. È dal terremoto che noi viviamo in emergenza e che quindi chiediamo praticamente soldi. I soldi arrivano e i troppi soldi che arrivano guastano i valori e quindi si riflettono sulla società, che diventa sempre peggiore, non diventa migliore. Terzo elemento, le municipalità sono fondamentali, siamo tutti quanti d'accordo, ma lo devono essere, sono fondamentali sulla carta. E di fatto come si fa a rendere le leggi? Occorrono uomini migliori, sia a livello di consiglio comunale sia a livello di consigli di circoscrizione, di municipalità. E qui le perplessità sono tante. Cioè oggi si diventa consigliere di una municipalità soltanto si fa l'accordo con l'uomo politico di riferimento. È difficile, molto difficile. Quarto punto. Lei dice la scelta degli assessori nell'ambito della lista 5 Stelle, mi sembra praticamente un fatto, diciamo, abbastanza scontato, quindi le cose in cui lei dovesse essere sindaco sceglierà i suoi migliori, cioè che conosce e quindi nelle quali ha fiducia. E poi veniamo a uno dei nomi di stasera, uno dei nomi di stasera è quello del bilancio comunale, è uno dei nomi, bisogna essere realistici. Se non vogliamo legge obiettivo, non vogliamo i soldi del governo, e non vogliamo, e da domani che si fa? Dobbiamo ridurre l'evasione? Ci vuole tempo. Dobbiamo riformare le partecipate? Ci vuole tempo. Dobbiamo riformare le partecipate? Bisogna licenziare le persone, questi che fanno? La guerra civile? Se mettiamo sulla piazza 15.000 persone? E purtroppo è così, noi siamo in un groviglio dal quale è difficilissimo uscire, perché siamo arrivati in ritardo su tutta una serie di problemi, questa è la realtà. Noi siamo in ritardo sui problemi della città, molto in ritardo, tanto in ritardo da dire speriamo che avvenga qualcuno che perlomeno cominci questa via di risanamento, ci faccia vedere il barlume di una società nuova, ma è molto difficile. E i consigli di amministrazione, ma sì, sono una cosa indecente sotto il profilo morale, ma non sono quelli che fanno precipitare il bilancio comunale, non sono i proventi, peraltro sono stati anche ora riformati secondo praticamente una delibera generale. Bisogna ridare efficienza alla macchina comunale, e quando deve ci vuole? Cioè torniamo sempre a questo fatto, il tempo, cioè la drammaticità dei problemi da risolvere e il tempo necessario per risolverli, e nel durante che facciamo? Dobbiamo soltanto sperare di cominciare ad avere degli uomini migliori. Io penso che la conclusione migliore di questa sera è che lei probabilmente non sarà sindaco di Napoli, non credo di portarle male. No. Però io penso che speriamo che sia consigliere comunale, che ci sia una voce in consiglio comunale in grado di portare. Noi i discorsi che li facciamo sempre tra di noi, poi ci vuole almeno uno. Forse uno è poco, ma almeno uno che cominci praticamente ad essere il controllore di certe cose. Noi questo lo vogliamo fare dall'esterno, ma forse dall'esterno non è sufficiente, ce lo controlla all'interno. E allora ben venga chi sogna, però chi sogna deve anche mettersi in condizione di potersi svegliare e di realizzare qualche cosa di concreto, dottor Fico. Questa è la difficoltà. Grazie della sua presenza.